Dove va il pensiero? Beh, lì va l'energia. Dove va l'energia? Lì si crea qualcosa. Il verbo, il pensiero, beh, messi assieme ad un'emozione, creano la realtà. Ma è proprio vero e soprattutto dura nel tempo. L'inconscio è fatto di cose bellissime, straordinarie, ma anche di cose un po' pesanti che abbiamo vissuto nel tempo noi e che hanno vissuto nel tempo i nostri antenati. Quando tu pensi positivo, diciamo così, entri dentro in un labirinto e distinguendo appunto le cose belle dalle cose brutte, i talenti da quelle che sono invece le sconfitte, via dicendo, è ovvio che la prima cosa che viene toccata sono proprio i tuoi talenti, le tue vittorie, le cose che tu desideri, anche perché qualcuno nella tua genealogia potrebbe già averle realizzate in una forma che il tempo di allora prevedeva. Ma tutto questo dura veramente per sempre? Ma la risposta, te lo dico subito, è un no secco. La festa dura un po', dura un tot praticamente. Dopodiché hai due possibilità. La prima è che ti rimbocchi le maniche e continui a pensare positivo. Vabbè, te ne farai una ragione. Poi del resto, un pensiero positivo aiuta l'altro. Il secondo, dovrai stare molto attento, attenta di non aver fatto arrabbiare gli dèi. Ora tu dirai, ma Fabio, ma che stai dicendo? Gli dèi? Vabbè, io per dèi in questo momento intendo i nostri antenati che ci hanno permesso di nascere. Gli ho dato questa, permettetemi, libera espressione, perché prima o poi, quando tu penserai di essere una persona ricca, una persona felice con i figli, con il partner, la partner, insomma, con tutto quello che vuoi, ma prima o poi loro ti diranno: e io dove sto? E lo sai perché accade tutto questo? Lo sai perché c'è un fermo ad un certo punto? Perché questi dei, questi antenati, dicono: tu puoi essere felice fino a un tot. Perché, come diceva Bert Hellinger, beh, diceva: guarda che tu non puoi essere più felice dei tuoi genitori. Insomma, noi non possiamo superare quella soglia. Fa parte di uno dei più importanti ordini dell'amore che ha riconosciuto Bert Hellinger come componente dell'inconscio familiare, ma se vogliamo anche collettivo e se vogliamo ancora anche individuale, e chi più ne ha più ne metta. Ma voglio insistere in questo. Ma perché? Perché in fondo ti voglio bene, in fondo fai parte della mia community. In fondo sei una parte di me che si proietta in te e viceversa, e ci dobbiamo aiutare. Io ho la parte del divulgatore, tu magari nella vita fai tutt'altro, fai un mestiere tipo il mio, insomma, diamoci una mano. Non possiamo essere più felici dei nostri genitori. Questa cosa l'ho detta tantissime volte, ma c'è un pubblico nuovo. Ma nei giorni scorsi, per chi c'era, per chi mi ha ascoltato, guardato, tutto quello che vuoi, io ho detto una cosa. E lo scopo di questo video è quello di ribadirla. Quello che tu devi fare è agire proprio sui tuoi genitori. Lo so, non è facile, non è facile, soprattutto per alcune situazioni che io vedo quotidianamente nelle mie sessioni che faccio. Quanta gente è arrabbiata con i propri genitori e quanta gente quindi ha problemi nella vita. È tua mamma che decide quanto guadagnerai, che tipo di partner avrai. È tuo papà che capisci, ti dice come sarai nel sociale, ma non solo, insomma, ci sono tante cose da dire. E se loro non sono stati esseri felici, si innesca un meccanismo dove tu dici: no, io non posso superarli, non posso. Magari tu non ci credi in questo momento, ma comincia a fare degli studi, approfondirli, ti renderai conto di quanto ciò è vero. E se li superi? Se li superi, devi rimetterli in ordine le cose. In qualche modo, come ho detto nel video dell'altro giorno, ribadisco con questo video perché non vado a dire niente di nuovo, ma c'è chi non l'ha visto e chi lo deve rivedere. Devi immaginare i tuoi genitori come due angeli. Ricordati tuo padre, un angelo che sta dietro la tua spalla destra. Forse hai visto il contrario, ma la mia mano però non importa. E tua madre dietro alla tua spalla sinistra, che ti sorreggono. Immaginali un po' più alti del solito. Immaginali profumati, luminosi. Che fatica fai? Che fatica fai? Perché se tu li immagini così, riesci a percepire la loro vera essenza. Noi non siamo Fabio,
Giuseppe, Maria, Lucia, noi non siamo quei nomi, noi siamo molto di più, noi siamo molte incarnazioni, noi siamo un suono, si dice che è impronunciabile per la mente umana, noi siamo qualcosa di straordinario. E se lo siamo noi, perché non lo possono essere i nostri genitori? Se loro sono travestiti da terribili scoiattoli, forse è perché noi siamo stati dei terribili scoiattoli e abbiamo bisogno di questo tipo di genitori. Un giorno ti racconterò che cosa mi accadde pensando a mio padre. Fu una visione paranormale. Poi c'è chi ci crede, chi non ci crede. Io proprio me ne faccio un baffo. Chi mi conosce sa che ormai con tutte le persone che incontro, di quello che pensa una persona poco mi importa. Certo, spero sempre che pensi bene di me, però poi ti passa anche la voglia, cioè non ti interessa convincerla, se ci crede bene, altrimenti va bene lo stesso. Ma quello che è importante è che tu ti renda conto che tu sei il progetto senso dei tuoi genitori, come direbbe Jean-Claude Badard, o come direbbero altri cultori della materia. Beh, insomma, quella è la vera essenza. E se tu ti avvicini a quell'essenza, sei vicino a qualcosa di prezioso e si attiverà in te la sincronicità. Quando viaggerai in auto e ascolterai, che ne so, un podcast o qualsiasi cosa audio, noterai che le parole che loro dicono sono esattamente quelle che stavi pensando 3 secondi fa, come succede praticamente sempre a me. Dico 3 secondi fa e la volta dopo, cioè la frase dopo, un'altra ancora. Sincronicità. Questa abilità si perfeziona nel tempo a furia di dai e dai, ma senza sforzo. Mi raccomando, segui quello che io ti ho consigliato. Non è un caso che ho ripreso in mano in altra forma questo concetto, questo, meglio, rituale che tu puoi fare tutti i giorni, qualche secondo, qualche attimo, dai, fallo, è bellissimo, ti metti in pace il cuore, perché in fondo sono loro che ti hanno trasferito le colpe che dai padri passeranno ai figli. Ebbene, così non ti possono passare niente. Sono degli angeli. Un abbraccione grande. Ricordati che martedì 22 siamo in live con una bellissima meditazione. Una bellissima meditazione. Ore 20:45, martedì 22 novembre, ok? Su Zoom, qui sopra Facebook e qui sotto YouTube trovi il link. nezacademy.net/live. Più facile di così. Affrettati, falla ora. Ciao, ci vediamo in live, eh? Ciao.